Buon pomeriggio dalla redazione di Live e ben trovati in questa nuova edizione del telegiornale che in primo piano vede le europee. La Lega lancia infatti Simona Bordonali con Lancini, ma se la ricandidatura di Lancini era nell'aria è stata una vera e propria sorpresa quella di Bordonali e l'ufficializzazione della candidatura è arrivata proprio ieri sera. Perché in Europa? Perché Brescia ha bisogno di essere difesa in Europa, da un'Europa che oggi purtroppo non tiene conto delle peculiarità dei territori, delle differenze dei territori, del fatto che Brescia è uno dei territori più produttivi del nostro paese e non solo. E quindi la necessità che le nostre aziende, le nostre attività, la nostra agricoltura, il nostro ambiente vengano necessariamente considerati. Ha già identificato quali saranno i temi della sua campagna elettorale? Ma i temi sono automatici. Oggi purtroppo il nostro territorio ha degli ostacoli posti a livello europeo per quanto riguarda la produzione, per quanto riguarda l'agricoltura. Quindi intervenire per rimuovere quegli ostacoli che oggi sono posti a livello europeo e che creano un grande problema per le nostre aziende. Cambiamo argomento. Ricorderete probabilmente la nostra denuncia sulla sporcizia e sul carico e scarico incontrollato da parte di alcune attività di fruttivendoli e appunto ci ha risposto Fabio Rolfi spiegando che sono crollate le sanzioni in corso Garibaldi. Noi avevamo denunciato il decoro, un carico e scarico indiscriminato per quanto riguarda alcune attività, in modo particolare di ortofrutta. Voi cosa avete invece evidenziato? Che da un accesso agli atti fatto alla polizia locale sono crollati i controlli in corso Garibaldi, tant'è che le sanzioni per occupazione abusiva o comunque oltre ai limiti autorizzativi del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi sono crollate da 48 a 24, 24 sanzioni in un anno solare nel 2023, addirittura in corso Mameli 2, in una via che basta guardarla anche oggi, appaiono evidenti le situazioni di non rispetto delle regole e in particolar modo delle regole commerciali dell'abbandono dei rifiuti. Corso Garibaldi, Corso Ameli meritano più attenzione, non sono il centro storico di serie B, sono un centro storico importante, asse di ingresso nella città, luogo di attività commerciali che merita attenzione e decoro. Richiesta è di più controlli, più multe? Ma più controlli, la presenza della polizia locale, il dialogo con gli esercenti anche stranieri per invitarli e ove serve educarli alla conoscenza e rispetto delle regole e poi un'attenzione per il rilancio commerciale di questa zona della città che deve essere anche luogo di eventi, di iniziative che spesso sono concentrate soltanto nel quadrilatero del centro storico. È un pezzo di città antica dimenticata. Mi pare evidente la carenza dei controlli, dell'assenza di iniziative, della mancanza della presenza visibile dell'amministrazione comunale. La Loggia ha chiuso il bilancio del 2023 con un avanzo, pensate, di ben 109 milioni. Marco Garza. Un risultato di amministrazione che è un avanzo di 109 milioni di euro. Avanzo di amministrazione che permette di liberare risorse che andiamo ad investire sul 2024. Risorse che vengono investite tanto per investimenti quanto per sostenere la spesa corrente del comune. In particolare abbiamo 14,4 milioni di euro di avanzo disponibile, oltre a quelli che sono i fondi accantonati e le altre forme di avanzo che possiamo reinvestire e che andiamo con una variazione di bilancio che porteremo all'approvazione del Consiglio Comunale del 29 aprile a investire appunto per sostenere la spesa del Comune. Nel 2023 il dato ci dice che la maggior parte della spesa è andata in spesa sociale, in trasporti e mobilità e in tutela dell'ambiente e sull'istruzione, che sono storicamente le voci sulle quali il Comune di Brescia investe in maniera preponderante. Un bilancio sicuramente positivo, il rendiconto non sono però solo numeri, perché dietro al rendiconto c'è l'attività di un anno dell'amministrazione, un anno intenso che ha visto l'attivazione di tantissimi progetti, dicevo prima, di 118 milioni di euro di investimenti, cioè significa aver messo a terra una serie di progettualità veramente importanti per la città. Passiamo alla cronaca. È stato infatti ritrovato il cadavere di un cinquantenne in un edificio di Via Rose in città. L'ipotesi è quella di un malore, ma sarà eseguita l'autopsia.
Ad appena poche ore dal rinvenimento del cadavere di un senza fissa dimora a Chiari, oggi un nuovo caso in città. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un capannone di Via Rose a Brescia. Secondo quanto riferito dai carabinieri intervenuti sul posto, si tratta di un 50enne senegalese. La segnalazione è arrivata attorno alle 12.30, quando due amici, preoccupati dalla scomparsa dell'uomo, sono andati a cercarlo. All'interno di un edificio abbandonato dell'ex cava di Via Rose hanno ritrovato il 50enne, ormai senza vita. Dopo i primi rilievi della scientifica dei carabinieri, l'ipotesi è che il decesso sia sopraggiunto diversi giorni fa a causa di un malore. Sarà però l'autopsia disposta dal PM a confermare o meno questa tesi. Dati allarmanti e situazione in peggioramento nelle carceri. Infatti il tempo è scaduto, così dichiarano la Garante dei detenuti di Brescia e l'Unione delle Camere Penali, che chiedono azioni immediate per i suicidi in carcere. Il tempo è davvero finito, le parole sono finite, parlano i numeri, sono numeri drammatici, siamo arrivati a 32 suicidi dall'inizio dell'anno, significa quasi 4 suicidi a settimana. È un dato inaccettabile innanzitutto dal punto di vista umano, non è appunto ammissibile che un soggetto che ha sbagliato, che è stato punito e che è sotto la custodia dello Stato per scontare la sua condanna, addirittura si tolga la vita. Bisogna intervenire immediatamente con provvedimenti legislativi urgenti. Uno di questi è la liberazione anticipata speciale, che è in discussione in Parlamento in queste settimane. C'è un pericolosissimo effetto emulativo e quindi l'intervento deve essere immediato. Il concetto che deve passare, tra l'altro, e forse il più importante, è che in generale il carcere, più carcere, non significa assolutamente più sicurezza. I numeri, le statistiche ci dicono che solo un carcere migliore e una pena scontata in modo dignitoso consente al detenuto di essere rieducato e di uscire e rientrare nella società come persona migliore, con un abbattimento della recidiva. Canton Mombello va chiuso, così Luisa Ravagnani, garante dei detenuti di Brescia. Non credo neanche sia solo ed esclusivamente una questione di colore politico, perché abbiamo visto succedersi tanti diversi colori e le risposte non sono mai arrivate, e abbiamo oggi una situazione che non è sostenibile, come non lo era nel 2013. Aspettiamo ulteriori condanne dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, può essere, ma anche in quel caso abbiamo risposto con soluzioni di emergenza, e io credo che l'emergenza in questo caso non possa più essere sostenibile. Parliamo di una situazione di fatto che va gestita alla luce dei principi che sono alla base della nostra Costituzione. Se vogliamo una pena che sia rieducativa, non stiamo parlando di quella che stiamo applicando ora. Se torniamo su Brescia, lo sappiamo tutti, ne abbiamo parlato a lungo e sappiamo tutto ciò che riguarda questo istituto, strutturalmente parlando, totalmente inadeguato. Io non credo ci sia una cattiva volontà da parte di chi lavora in carcere, assolutamente, per far vivere male i detenuti. È un dato oggettivo, vivono male perché la struttura non è adeguata, è una struttura obsoleta che non permette assolutamente le condizioni di vita adeguate delle persone che ci vivono all'interno. Ecco perché quando sento parlare di ristrutturazione di quell'istituto mi spavento molto, perché davvero io credo che non ci sia possibilità di ristrutturare un istituto come quello e pensare di adeguarlo alle esigenze attuali dei detenuti. Secondo me, e secondo molti credo ormai da tempo, quell'istituto va solo ed esclusivamente chiuso. Poi sulla questione carcere nuovo, ecco, bisognerebbe discutere a lungo sul progetto attuale, ma comunque quell'istituto va chiuso. Restiamo in città, ma cambiamo decisamente argomento. I termosifoni infatti non verranno spenti fino al 6 maggio. È stata annunciata ieri la proroga da parte della sindaca. A Brescia i termosifoni restano accesi fino al 6 maggio. Visto l'attuale abbassamento delle temperature al di sotto delle medie stagionali, infatti, la sindaca Castelletti ha autorizzato la proroga dell'accensione degli impianti, che non dovrà superare il limite di 7 ore al giorno fino alla prima settimana di maggio, quando si potranno spegnere. Il riscaldamento potrà essere attivo tra le 5 e le 23 e i valori massimi della temperatura ambiente, come previsto dalla normativa, dovranno essere di 20 gradi con 2 gradi in più di tolleranza. Rimangono in vigore le tante deroghe per strutture particolari come, solo per fare qualche esempio, ospedali, cliniche, centri di recupero, nidi e simili. Ovviamente questa proroga si riferisce solo ed esclusivamente alla città. Per i vari comuni della provincia è bene informarsi attraverso i canali ufficiali per capire se un'ordinanza sia stata o meno emessa. Lunedì 22 aprile sarà una giornata di possibili disagi a causa dello sciopero dei treni e non solo.
Lunedì 22 aprile sarà una giornata di possibili disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici. È infatti stato indetto uno sciopero dalle organizzazioni sindacali Orsa e Will Trasporti, che potrebbe portare a ritardi e cancellazioni di corse sia sul servizio regionale che su quello suburbano e aeroportuale. Dalle 3 di lunedì 22 alle 2 di martedì 23 aprile lo sciopero avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto Bellinzona. Le corse potranno infatti subire variazioni e cancellazioni. Grazie alle fasce orarie di garanzia, la mattina viaggeranno i treni con partenza prevista dopo le 6 e arrivo a destinazione entro le 9. La sera, invece, circoleranno i treni con partenza dopo le 18 e arrivo a destinazione entro le 21. Per garantire il collegamento con l'aeroporto, in caso di cancellazione dei treni, sarà istituito un servizio bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1. Restiamo in tema trasporti. Brescia con AGSM AIM avrà 39 nuove colonnine elettriche. Manzoni e Quaglino. Grazie. AGSM arriva a Brescia e installa le sue 30 colonnine. Sì, fa parte di un progetto di sviluppo del nostro tema della mobilità sostenibile, quindi la mobilità elettrica fa parte del nostro piano strategico, al di là di quelli che sono i nostri territori di riferimento, che sono tradizionalmente le città di Verona e di Vicenza. Abbiamo un piano di espansione di infrastrutturazione anche in altre città, abbiamo avuto questa opportunità a Brescia, l'abbiamo colta con molto interesse e adesso siamo all'inaugurazione ufficiale di quello che è stato fatto. Abbiamo in tutto 30 colonnine, 27 quick e 30 fast, 3 fast. Qui siamo in prossimità di una delle 3 fast, quindi con doppia presa di ricarica, complessivi 90 kW e le altre 27 a 22 kW. Dopo il completamento degli investimenti da lato A2A e Mobility, oggi è la volta di AGSM AIM, un operatore veronese vicentino importante nel campo delle multi-utility che sbarca, diciamo, per la prima volta a Brescia, che noi siamo ben lieti di ospitare perché è un segno di attenzione nei confronti della nostra comunità, della nostra città importante, con 30 colonnine di ricarica, di cui 3 fast, una presenza anch'essa abbastanza capillare sul territorio e che da oggi è pienamente attiva su tutte e 30 le postazioni. Apriamo la pagina sportiva con il Brescia Calcio che si prepara ad accogliere la Ternana e a iniziare nel miglior modo possibile il rush finale del campionato. Noi dentro di noi sappiamo quello che possiamo dare, quello che vogliamo dare, quello che abbiamo dato fino ad ora. Abbiamo sempre cercato di parlare sul campo rispondendo e facendoci trovare pronti a qualsiasi tipo di impegno. E più delle volte ci ha visto arrivare a questo impegno nel modo giusto, per cui continuiamo in questo modo. Noi siamo convinti di giocarci con le nostre caratteristiche le partite, abbiamo grande fiducia in questi ragazzi che anche questa settimana ho visto proprio aver voglia di arrivare a questa partita, proprio anche in virtù di una sconfitta che deve e brucia e deve sempre e deve bruciare, perché poi alla fine si allena in campo per portare a casa il risultato, e noi questo lo vogliamo fortemente. E sappiamo che incontreremo delle difficoltà, ma sappiamo che possiamo crearle, per cui questo fa parte della una squadra che da quando credo che ha cambiato, penso che leggevo stamattina se l'abbia ottava in classifica, per cui e non è la squadra dell'andata ma è una squadra diversa. Questo significa tutto ma significa niente, significa che noi dobbiamo solo alzare l'attenzione, ma sapere che come altre volte abbiamo incontrato squadre che ci possono far correre qualche volta a vuoto, sono molto solidi. E questo, ripeto, però questo per noi, come dico spesso, è solo un motivo per alzare l'attenzione e la determinazione per superare ogni step in maniera come vogliamo superarlo. Non perdetevi la partita del Brescia proprio qui su E-Live a partire dalle 13:30 in compagnia di Diretta Stadio.
Dopo la sconfitta in Laguna contro il Venezia si torna a respirare aria di casa, ma soprattutto si torna a cercare punti pesanti in ottica playoff. Quando, Valentina? Sì Fabio, super partita casalinga sabato a partire dalle 13.30 Brescia Ternana e quindi andate allo stadio ma collegati con Diretta Stadio. Noi ci siamo e ci saremo sempre nella buona e nella cattiva sorte, perché quando il Brescia scende in campo noi ci siamo. Forza Brescia! Una puntata quindi davvero da non perdere. Noi invece chiudiamo il telegiornale con la Pallacanestro Brescia, che questa sera alle 20.30 affronterà Cremona. Magro, alla vigilia della partita, ha detto: partita importante e molto sentita. Una partita che ovviamente per entrambe le tifoserie, essendo un derby, è molto sentita e indubbiamente una partita importante per la classifica, per altre, per entrambe le squadre, per ovvi motivi. Cremona ha bisogno di una vittoria. Credo che Cremona abbia una classifica abbastanza bugiarda, perché ha perso tante partite di pochi possessi, ma ha sempre espresso qualitativamente un gioco estremamente, estremamente efficace. Sono una squadra che ama giocare insieme, che fa del giocare insieme la propria forza. Non a caso sono la squadra più efficace di tutto il campionato negli ultimi 4 secondi di possesso, non avendo tra le proprie file dei giocatori tra i migliori, per esempio nel discorso degli isolamenti. Sono la squadra più tattica, direi, di tutta la Serie A, la squadra che fa più utilizzo della zona, zone press, quindi sappiamo che sarà una partita difficile perché proveranno in tutti i modi a metterci in difficoltà. Il telegiornale per il momento termina qui, ma le notizie continuano ad essere pubblicate sul nostro quotidiano online livebrescia.tv, dove cliccando su questo piccolo box potete guardare la diretta in streaming del nostro canale 181 24 ore su 24. Per ricevere invece tutte le notizie sul vostro cellulare vi ricordo di continuare a seguirci sulle nostre pagine social o di scaricare la nostra app gratuita. L'appuntamento con una nuova edizione dell'informazione torna questa sera a partire dalle 19. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.